Che succede? Ho rilevato un problema di focalizzazione al microchip sinistro. Preparato, dobbiamo sostituirlo. Signor Presidente, ingegnere. Solitamente, quando una nave affonda i topi scappano, ma nel mio caso sembra facciano a spinti per salire a bordo. Signore? Spero che almeno lei abbia buone notizie. Il modello HP80 è ultimato e queste sono le fasi di sviluppo. Sono anni che prosciugate le casse delle P8 e in cambio restituite progetti fallimentari, prototipi. È tempo di risposte concrete. Forse ne abbiamo una. E chi è? Johnny Fahrenheit, anche noto come l'armatore. E non certo perché costruisce navi. Sarà il nostro mediatore con i russi. Lo incontrerò domani notte. Bene. Ottimo, ingegnere, ma l'avverto, un altro fallimento non sarà tollerato. Signore. Ah, McCoy, lei certamente conoscerà Cobra. Cobra è un esperto nel campo delle eliminazioni. Verrà con lei. Sarà la nostra garanzia in questa difficile trattativa con i russi. Se lo ritenete necessario. Certamente. L'ingegnere sta arrivando. Prepara il programma di monitoraggio. Possiamo cominciare. Estrattore. Bisturi.
l'ascensore. Dovrebbe andare, vado una nuova prova. Prego, fare lei. Allarme. Identificare oggetto. Calma. Pericolo. Arma. Distruzione. Quando vuole lei. Cyber. Sì, modello HP80. Ma io preferisco chiamarlo Cyber Alex. Non mi sei comunque. Un organismo cibernetico, interamente costruito in titanio e ricoperto di fibre naturali, praticamente indistruttibile. È in grado di fermare un autotreno in corsa. Io vi credo, McCoy. Ma noi dobbiamo fermare le bombe. Non gli autotreni. Il risultato dei vostri esperimenti. E questa è la stronzata che dovremmo vendere ai russi! Io non ho tempo per certe buffonate. Stronzate di te, fare. Stronzate, McCoy. Unità HP80. In funzione, programma aggiunta. Unità, funzione, soggetto. Sai chi sono? McCoy, ingegnere capo, OP8. Sezione ricerche militari. Qualificati. Modello HP80. Programmato per azioni antiterrorismo. La pistola. Identificare Johnny Fahrenheit. McCoy. Cobra. Punti Fahrenheit. Mi stai chiedendo di puntare contro quel manichino. Io non punto un cazzo. Cyber, abbiamo un'azione di disturbo. La vende ai russi Fahrenheit. Una volta infiltrato nelle file nemiche, i suoi amici dovranno solamente attendere. È tutto qui dentro. Ora tocca a voi. Un uomo nella mia posizione,
Le vuole conoscere subito certe condizioni. 50 milioni di dollari. 50 milioni di dollari? Ma voi siete impazziti, McCoy! Con 50 milioni di dollari posso armare un gruppo di mercenari. Non tratto su queste basi. Non coi tempi che corrono. Anche il terrorismo ceceno corre. Volete minacciarmi? No, proporvi un buon affare. Per fare un affare occorrono dei gentiluomini. Gentiluomini, dite, signor armatore. Uriel, spara in testa a questo stronzo! Voi mi sottovalutate, Fahrenheit. Non le fate queste stronzate. Venditelo ai russi e vi assicuro che ce ne sarà anche per voi. Vi farò sapere. Uriel. Resta qua, c'è poco da fidarsi. Focalizza. Escludere destro. Mi sembra che ci siamo. Bene, possiamo dare il via alla prova pratica. Che ha preso stamattina? Ma porca puttana, l'ho presa proprio stamattina dal meccanico. Ma sto fio della mignotta mi ha detto che andava pure in ferie. E ho detto, ma raccomando, fammi un bel lavoro. Ma porca la puttana, non si può. Ma guarda la puttana troia. Poi dice uno, si deve fidare di sti cazzi dei meccanici. Ma
dove metto le mani che non ci capisco niente, mo sai di mo sto meccanico. Pronto? Ma come che è? So io! Mi sei fermata, ho presa stamattina! Mi ha garantito che andava bene, ma l'ha fatta fare da ragazzino sta maglia! E certo da ragazzino, se non si spiega! Ma sei rimasta per strada vicino a Cinecittà! No, è vero! Guarda, sinceramente ti viene mafia col carattrezzo! Sì, ciao, ci vediamo, ciao! Ma chi sei? Gli occhiali. Il telefono. Ma gli mortacci sua adesso, mortacci sua. La vedi? Ti piace? È tua. Un buon lavoro, un ottimo lavoro. Signore, i russi hanno accettato di acquisire il modello HP80. Questo significa per l'OP8 un decennio almeno di forniture militari. Bene, ottimo lavoro, Velkoi. Però siete nella merda. Signore? Cobra, Velkoi. I miei uomini lo hanno trovato così. Il cyber gli ha spezzato il collo prima di fuggire. Fuggire, signore? Complimenti, ingegnere. Una macchina davvero sofisticata la vostra. E ora, McCoy, che intende fare? Il modello HP80, signore, è seguito da un satellite. Lo troveremo. E allora trovatelo, McCoy. E questo non è un consiglio, è un ordine. Signore? Ben, complimenti ingegnere, un'azione magistrale, ma non dovete temere, sosterrò comunque la produzione iniziale del modello HP80, nonché la sua distribuzione in tutta una parte del paese.
Fabio, lascia, per... lascia! Sì? McCoy? Wilson? Novità? L'affare con Fahrenheit procede. È tutto a posto, signore. Fahrenheit ci sta giocando. Siete un incapace. Come? Ho ricevuto informazioni certe riguardo dei contatti avviati da Fahrenheit con esponenti del governo turco. Fahrenheit sta cercando nuovi fornitori. Cosa volete che faccia, signore? Dovete avviare immediatamente un nuovo contatto con Fahrenheit. Alzi la porta se necessario. Non possiamo perdere l'accordo con i russi. Lo incontrerete nella mia proprietà. Bene, procedo. Thank you.
Voglio parlare con Fahrenheit. Vi ascolto. Fahrenheit, il cyber è stato localizzato. La trattativa può riprendere. Dov'è? Lo voglio vedere. Questo solamente quando avrò garanzie che l'affare con i russi è concluso. Non gioco le vostre regole, McCoy. E francamente i vostri salti nel buio non mi piacciono. Voglio garanzie. $1,500,000 saranno la vostra copertura dei rischi. Dove? Nella tenuta di Wilson, la riserva di caccia. E vedete di essere puntuale. Ci sarò. Bene. Chi ha paura del lupo cattivo? Che belli occhiali! Dammeli! No! Identificare te pisti! E voi? Non dite niente? Sta zitta, stronza! Non vorrei mica lasciarlo passare questo bastardo! Avanti! Molla quei cazzo di occhiali! Ci sente, stronzo? Nemici! Pericolo! Vediamo se questa la senti! Io lo foro questo stronzo! Fine della corsa. E questo che cosa significa? Significa che avete smesso di prendermi per il culo. È un'azione stupida, Fahrenheit. Non la spunterete. Il cyber vi sta dando già la caccia. Vaffanculo al cyber! Vaffanculo a te, McCoy! Sono gli stronzi come te, i burocrati in camice del cazzo che costringono quelli come me a giocare sporco. Posate la valigetta.
Allontanatevi. Ci sono tutti? Ci sono tutti. Hasta la vista, ingegnere. No. Johnny Fahrenheit. Azione di disturbo archiviata. McCoy! Torna indietro, maledetto vigliacco! Buono. Non voglio sparare, ok? Adesso poso l'arma, eh? Lo vedi? Sto posando la pistola. Punta. Merda. Sentite, McCoy! Sono riuscito a disattivare il cyber! Tornate indietro, McCoy! Tornate indietro, McCoy! Tornate indietro, ne vogliamo! McCoy! Dove siete? McCoy! Colpito. Punta. Lo sai chi sono, vero? McCoy, ingegnere capo. E allora sai che non puoi farlo. Spara!
Si sarà rincoglionito ormai, dai. Scusa, ma conosci questo? No. Tu lo conosci? Oh, senti, o te fai croce con noi o te ne vai a far culo. Allora devi bere. Ma allora che cazzo vuoi?